Lorenzo Fanfoni, coordinatore della segreteria del servizio civile dell'UMPLI, Unione Pro Loco Italiane, in Calabria per il corso di formazione di domani per gli OLP. E niente, appunto, ecco, ci troviamo qui alla Lamezia Terme. Domani avremo il corso di formazione per gli OLP di tutte le prologo della Calabria, aderenti a UMPLI. E niente, quindi ecco, siamo qui in attesa di domani, insomma. Il servizio civile che serve anche per formare le nuove generazioni che un domani si potrebbero occupare della promozione della Calabria e dell'Italia intera. Sì, esattamente. Diciamo che l'UMPLI crede molto in questo progetto del servizio civile che ormai porta avanti da circa 20 anni, e innanzitutto perché è un anno formativo che noi offriamo a questi operatori volontari che decidono di intraprendere questo cammino con i nostri progetti, ma soprattutto perché noi crediamo che questi operatori volontari si appassionino a quello che è il nostro mondo, a quello del mondo delle prologhe, e magari diventino i dirigenti del futuro. Abbiamo già moltissimi casi in cui ex operatori volontari oggi sono membri dei direttivi o addirittura presidenti di Proloco. Cosa tratterà il convegno di domani? Domani principalmente parleremo innanzitutto di quella che è la parte normativa, perché comunque sì, è vero che siamo tutti volontari, però ci sono delle leggi e delle norme da seguire, quindi la prima parte sarà riferita alla norma e successivamente daremo agli OLP tutti gli strumenti necessari per gestire quelle eventuali conflittualità che si vengono a creare all'interno delle prologo, sia con gli operatori volontari che all'interno dei direttivi stessi, e quindi ecco, appunto, daremo loro i mezzi e i metodi che potrebbero utilizzare appunto per risolvere queste problematiche che potrebbero nascere. Qualche numero sul servizio civile UMPLI? Allora, per quanto riguarda il servizio civile UMPLI a livello nazionale, l'UMPLI nazionale conta oltre 1.000 sedi accreditate su tutto il territorio italiano, anzi esattamente su 18 regioni italiane. Quest'anno abbiamo terminato le selezioni e hanno presentato da noi circa 4.500 candidature per i nuovi progetti che inizieranno a luglio, 2.207 di questi saranno avviati. Per quanto riguarda la Calabria, attiveremo due progetti di servizio civile, 180 volontari pronti appunto a dare nuova vitalità a questi progetti appunto nella regione Calabria. Nel dettaglio, che mansioni svolge il volontario del servizio civile? Allora, l'operatore volontario di servizio civile innanzitutto svolge il progetto per il cui è stato selezionato, quindi ci sono delle attività che durante questi 12 mesi di progetto porta avanti, segue la formazione che è obbligatoria e prevista dal progetto e poi soprattutto partecipa anche a tutte quelle che sono le iniziative promosse dalla Proloco, perché appunto l'interesse è anche avvicinare il giovane al mondo delle Proloco, quindi ecco, partecipa agli eventi, alle manifestazioni, alla realizzazione di mostre e magari acquisisce anche delle competenze extra, come ad esempio magari gestire un sito web, social network, oppure attività di segreteria. Quindi queste sono le principali attività che un operatore volontario svolge nei nostri progetti. Che progetti sono stati attivati in Calabria? Attualmente abbiamo in essere due progetti di servizio civile. Uno riguarda prettamente la riscoperta del patrimonio immateriale, quindi quello legato all'artigianato locale. E mentre l'altro progetto invece fa più riferimento alla valorizzazione di quello che è il percorso naturale, quindi magari ecco, la riscoperta del patrimonio ambientale, non tralasciando quello che sicuramente è il patrimonio artistico che possiamo trovare in tutti i comuni della Calabria che aderiscono a questo progetto.